Presso il convento di San Francesco di Lustra, il prossimo 28 giugno ci sarà la presentazione di un libro molto interessante scritto dal giornalista Gigi Di Fiore, eh, L'ultimo re di Napoli. Allora, come sarà strutturata la serata? Spieghiamolo ai telespettatori di Cilento Channel e invitiamoli ovviamente a questo importante sì, evento. Sì, speriamo che vengano un po' tutti gli amici e i soci della Prologo San Martino. Noi quest'anno a livello organizzativo stiamo presentando tantissimi libri, ma questo del giornalista Di Fiore, uno dei, dei più importanti in poche parole. E abbiamo pensato con il dottor Ricci di eh, invitare anche degli amici che hanno un gruppo folcloristico di Valle Cilento, che si chiama I figli del Cilento, per dare un po'... Anche a livello di, di nostra tradizione, di far conoscere almeno qualche pezzo. E allora cominceremo sicuramente con qualche pezzo folcloristico e poi ci saranno la serata dedicata con, con l'autore e, e con le varie personalità che poi ci metteranno a formare la serata in questa, in questa circostanza. Poi ci sarà qualche, altra, qualche altro pezzo musicale e quindi alla, alla fine ci sarà anche un dibattito che parlerà, se non sbaglio, proprio del, del periodo in cui ci sono degli storici, tipo anche Beppe Barra, che è il nostro diciamo, storico d'eccellenza, perché lui è, è anche il nostro editore dei vari libri che abbiamo presentato in questi anni. Andrea, ehm, l'ultimo re di Napoli, il giornalista del mattino Gigi Di Fiore, ecco, avremo eh, l'onore di ospitarlo nel Cilento. Eh, incuriosiamo un po' i telespettatori, brevemente, eh, questo libro di cosa parla. Allora, sì, eh, Francesco II, possiamo dire che è uno sconfitto della storia la cui sconfitta coincide con la fine del regno delle due Sicilie quindi del regno di Napoli per l'Italia meridionale ehm, mentre dopo l'unità d'Italia quindi con il risorgimento la figura di Francesco II è stata sempre un po' bistrattata e resa quasi come considerato un inetto un bigotto, un incapace di, di reagire di decidere su dei fatti che gli stavano accadendo attorno eh, tanto da affibrare anche il nomignolo di di Franceschierlo. Eh, Gigi Di Fiore invece in questo suo bellissimo libro traccia una, una figura nuova, eh, più complessa, eh, partendo dal periodo che va dalla fine dell'assedio di Gaeta fino alla morte di Francesco II ad arco di Trento e appunto riesce sia da un lato ad essere preciso nel. nel, nel Diciamo riproporre i fatti storici che sono accaduti in quegli anni, ma anche nell'appassionare i lettori proprio mh, sulla vita di Francesco II, quindi approfondendone eh, il carattere, gli avvenimenti personali, umani, anche religiosi che, che gli sono accaduti. E questo va a colmare un po' un vuoto perché la storiografia, come dicevamo prima, si era soffermata sempre sui pochi mesi di regno di Francesco II, tralasciando in gran parte invece quello che gli è, gli è accaduto nuovo, dopo e quindi questo è un fatto nuovo che diciamo, offre tantissimi spunti di riflessione e ovviamente questi verranno approfonditi poi anche con dei relatori di eccezione tra cui ricordiamo appunto il professore Gennaro De Crescenzo che è il fondatore nel 1993 e presidente del movimento neoborbonico e il cavaliere Giuseppe Barra che è il presidente del centro culturale e studi storici di Eboli e quindi avremo modo insomma dopo i vari interventi anche di fare domande anzi invitiamo tutti i telespettatori a partecipare e a partecipare con interesse ponendo anche tante domande, dato che alla fine della presentazione del libro ci sarà appunto questo dibattito, un po' anche a 360 gradi, quindi non solo sulla figura di Francesco II, ma un po' su tutti gli avvenimenti che eh, hanno caratterizzato il risorgimento italiano, che sicuramente insomma al di fuori di varie polemiche, eccetera, è un periodo che sicuramente merita di essere approfondito e conosciuto meglio. Bene, quindi mi raccomando, non lasciatevi sfuggire questa occasione e per conoscere ecco, la storia dell'ultimo. Re di Napoli, così interessante, scritta da una penna importante, quale quella del giornalista eh, Gigi Di Fiore, e per visitare il convento di San Martino, insomma che è una, eh, insomma, una, un monumento storico che è del Cilento che bisogna almeno una volta nella vita a vedere. Quindi mi raccomando, tutti il 28 giugno eh, presso eh, il convento di San Francesco di Lustra alle ore 18 per uh, questo importante appuntamento.